capire se piaci a una ragazza? La risposta è più semplice di quel che pensi. Ci sono segnali di interesse, più o meno evidenti, che le donne ci mandano tutti i giorni, legati sia al linguaggio verbale, sia al linguaggio del corpo femminile. Riconoscerli e saperli interpretare correttamente è un presupposto di base per chi vuole avere successo con le ragazze. Uno degli errori più comuni che molti uomini commettono è quello di confondere i segnali di interesse femminile nel momento in cui analizzano le loro interazioni con le donne. Probabilmente è successo anche a te e nemmeno ne sei consapevole. Sappi che è una cosa abbastanza comune in molti uomini. La bella notizia, però, è che oggi finalmente scoprirai come capire se una ragazza è interessata. Quindi, come capire se piace ad una ragazza? È davvero attratta da te? Oppure è semplicemente stata gentile? Facciamo un esempio. Ipotizziamo che tu vada spesso a prendere il caffè nello stesso locale, dove ogni volta trovi la stessa barista, che tanto ti piace. Carina, attraente, simpatica. Vorresti chiederle di uscire, ma non sai come interpretare i segnali che ti manda. Saranno segnali di interesse oppure no? Inizia lei a chiacchierare? Se una ragazza è particolarmente loquace, inizia la conversazione e si impegna a mantenerla viva, allora ci sono buone probabilità che tu le piaccia. Le ragazze, in genere, soprattutto inizialmente, non danno molta confidenza e tocca quasi sempre al ragazzo rompere il ghiaccio. Quindi, se ti fa varie domande su come va la tua giornata, su te stesso, su cosa ti piace e cosa non ti piace, allora direi che il semaforo è verde. Significa che le fa piacere la tua presenza, la tua compagnia, che ha trovato in te qualcosa di diverso dai tanti ragazzi che ogni giorno provano a rimorchiarla. E se è vero che chi ben comincia è a metà dell'opera, allora direi che la strada è tutta in discesa, amico mio. Ma mi raccomando, gioca bene le tue carte e non dimenticare che questo è solo un primo tassello che ti aiuterà a capire le donne e in particolare capire se le piaci. Si comporta in maniera flirtosa? Si tocca i capelli? Se ti sorride e fa domande generiche, allora è solo amicizia. Ma se invece lei continua a guardarti dritto negli occhi, a toccarsi il volto, a toccarsi i capelli e a prendersi tempo per parlare con te, allora è interessata. Questi infatti sono i tipici segnali di interesse di una ragazza, legati specialmente al suo linguaggio non verbale. Comprendere il suo linguaggio del corpo è uno strumento potentissimo per capire le donne. E sai perché? Semplice, perché non può mentire. Se ti stai chiedendo come capire se piace ad una ragazza, come esserne sicuro, allora devi focalizzare la tua attenzione proprio su questo aspetto. Sappiamo bene, infatti, che non dovremmo mai prendere troppo alla lettera ciò che una donna ci dice, né tantomeno possiamo mettere la mano sul fuoco sul fatto che sia sempre stata sincera con noi. Imparare a leggere tra le righe e capire il linguaggio del corpo femminile ti darà un grande vantaggio nel relazionarti con una donna. Come reagisce se fai chino? Come capire se piace ad una ragazza se non inizi a toccarla? Voglio essere sincero con te. Questa dritta ovviamente non può funzionare con la ragazza che sta dietro al bancone a prepararti da bere, perché c'è troppo distanza tra di voi. Ovviamente, e se la situazione è tale da rendere la chino troppo difficile o evidente, ti consiglio di passare alla prossima domanda. Troverai altre dritte su come capire se piace ad una ragazza. Ma se invece la situazione non è così complicata e ti permette il contatto fisico, hai mai fatto caso alla reazione della ragazza nel momento in cui la tocchi? In genere puoi capire se a una ragazza piace essere toccata. Se si sposta, anche solo di poco, incrocia le gambe, finge di sorridere, allora tutto ciò sicuramente non è uno dei migliori segnali di interesse di una ragazza. Ma se ti tocca a sua volta, continua a flirtare e si muove verso di te, allora il game è on. Nessuno si è mai portato a letto una tipa senza prima toccarla. C'è addirittura chi sostiene che le parole con una donna siano solo un modo per sovraccaricare la sua parte conscia e distrarla dal fatto che la stai toccando e quindi seducendo. Soprattutto è importante che in tutto ciò ci sia un'escalation. Se oggi le tocchi il braccio, domani le tocchi la mano, la volta dopo le fai una carezza al viso e così via. Se l'escalation prosegue senza intoppi, allora finirete dritti a letto insieme. Tieni a mente, il sesso è una cosa assolutamente naturale. Tra uomo e donna esiste già attrazione in maniera naturale. Tu non devi fare altro che amplificarla. E la chino è sicuramente uno degli aspetti più importanti per sedurre e ottenere una reazione tangibile, che ti dirà come capire se piace ad una ragazza.
Come reagisce ai segnali casuali? Quando dici: davvero non sei mai stata in quella pizzeria? Oddio, ti ci devo portare! E lei risponde: sì, dovremmo andare qualche volta. Allora le piaci e ha già accettato di uscire con te. A quel punto è molto importante che tu sia rilassato, sciolto, insomma, non imbarazzato. Ora non devi più domandarti come capire se piace ad una ragazza, perché devi darlo per assodato. È attratta, le piaci, se non fai stronzate è tua. Quindi sii assertivo e propositivo, non lasciare che la sua proposta cada nel vuoto. Sai bene che le donne sono estremamente lunatiche, vivono al massimo le loro emozioni e questo le porta ad essere estremamente volubili. Se oggi ti ha detto di sì, ma poi non formalizzi una proposta, magari la prossima volta ti dirà di no, perché avrà pensato che non avevi le palle per chiederle di uscire. Quindi chiedile un appuntamento, ad esempio: bene, sei libera domani? Oppure, se non hai nemmeno il suo numero, può essere la scusa buona per dirle: dai, allora lasciami il tuo numero che domani ti chiamo e ci organizziamo. Poi nei prossimi giorni passo a prenderti. Vestiti elegante, che non vorrei farti sfigurare. Cerca di essere sempre un po' cocky and funny. Un simpatico stronzetto, alle donne piace. Questo è quello che avevo da dirti su come capire se piace ad una ragazza. Facci sapere cosa ne pensi commentando questo video e iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato con le ultime tecniche di seduzione. We'll be right back.